Buonasera, io volevo solo fare un piccolo intervento rispetto al fatto che anche questa sera, così, è un'informazione che magari sia io che altri di noi, insomma, avevano già rispetto al fatto appunto che non cresce Don Lorenzo in un ambiente, come dire, praticante religioso nel senso proprio del termine, no? Probabilmente un ambiente ricco di stimoli, ricco forse anche di contenuti religiosi, ma forse appunto non da una pratica così rigorosa e costante. E come pure il Signore Dio si manifesta, a lui arriva anche, come dire, proprio trova il canale, la strada, ecco, e lui diventa strumento, insomma, di un messaggio che appunto, come abbiamo detto, è un messaggio che è sopravvissuto al di là della piccolezza del posto e della situazione, no? Che resta ancora ad oggi e che prosegue a livello mondiale. Ecco, questo mi suscitava stasera i pensieri proprio di come tante volte noi, come dire, ci prodighiamo, investiamo in, come dire, iniziative, no? Creatività, eccetera, e come invece alcune volte proprio il doversi. E sarebbe più importante, più forse più, non so, di giusto, non so cos'è, il giusto forse è un termine non proprio, ma ecco, di affidarsi proprio, no? Di affidarsi perché poi le strade del Signore veramente sono le più diverse e spesso anche diverse da quelle che noi pensiamo. Aggiungo anche qui un piccolo aneddoto. La signora che ha parlato un attimo fa è stata un po' troppo ottimista, cioè ha detto sì, magari un ambiente con stimoli religiosi, anche se non praticante. No, no, in casa Milani stimoli religiosi proprio non ce n'erano, di nessun tipo. Cultura tanta, ma tant'è vero che, come usava quella volta, Lorenzo Milani era stato portato da una balia che lo allattasse, no? Quella volta usava così. Allora, il caso ha voluto che questa donna che aveva allattato Don Milani contemporaneamente allattasse suo figlio, evidentemente, no? Allora, Milani, contro ogni previsione, è andato prete. Il figlio della balia è andato frate. Allora, quando poi Milani appunto è andato prete, questa povera donna, questa balia, era tutta contenta perché diceva: io ho due figli preti, il mio e anche quello che ho allattato, che non è mio figlio, ma insomma, avendolo allattato è un po' anche mio figlio, no? E questa roba qua l'aveva detta la mamma di Don Milani: vede signora, lei c'ha un figlio prete, ma io ne ho due di figli preti, perché il suo figlio è un po' figlio anche mio, dato che gli ho dato il mio latte. E la mamma di Lorenzo, gelida come un iceberg, ha detto: pessimo latte. Questa era la sensibilità religiosa della mamma di Lorenzo, che lei comunque voleva un bene enorme a suo figlio e suo figlio voleva un bene enorme a lei. C'era un legame fortissimo tra queste due persone. Però la mamma di Lorenzo non ha mai accettato fino in fondo il fatto che il figlio sia diventato prete.